Ciao ragazzi, è storta come Madonna. Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo tre modelli dell'SA09M Specna Arms. Let's go! Per rompere il ghiaccio vi dico che, essendo questo un fucile prodotto da casa Specna, ha al suo interno le tipiche caratteristiche di tutti i fucili di questa compagnia. In particolare materiali di ottima qualità, interni affidabili e in generale l'assemblazione e la progettazione dei componenti del fucile è stata fatta in maniera minuziosa. Come potete vedere, la canna del fucile è estremamente lunga, il riso è stato alleggerito di tutto quello che non serviva ed è stato ovviamente rimpicciolito, infatti è estremamente sottile. Mi piace molto, se devo essere sincero, perché non è il vostro solito R, ma è una carabina, quindi un fucile pensato più per il tiro dinamico che per noi che giochiamo ovviamente a soft air ha una serie di vantaggi che andrò ad elencare successivamente. Bene, finito il pippone, avvicinatevi che vi parlo del fucile più nello specifico. Mi ricollego al discorso fatto prima sui materiali per citarli un pochino più nello specifico. Il fucile è fatto in gran parte in lega di zinco e alluminio. Questa però è stata resa veramente uniforme, infatti non troverete imperfezioni sul corpo del fucile. Inoltre, come Specna fa nella maggior parte dei suoi modelli, i punti più facilmente soggetti a rotture, quindi vulnerabili, sono stati rinforzati con elementi in acciaio. Si sta parlando quindi di viti, perni e attacco cinghia. Per quanto riguarda invece componenti non realizzati ovviamente in metallo, in particolare il calcio e l'impugnatura a pistole, questi sono stati realizzati in polimero ultra resistente e veramente ben realizzato, soprattutto il grip dell'impugnatura a pistola che è veramente comodo soprattutto sulla mano. Altra cosa molto interessante è che il ricevitore dei caricatori e il RIS del fucile sono stati trattati con un processo chiamato anodizzazione. Questo permette al fucile di essere molto più resistente alla ruggine e in generale alle intemperie del tempo e dello spazio. Successivamente, dopo essere appunto state anodizzate, sono state verniciate con verniciatura a polvere. Questo permette una verniciatura più omogenea e soprattutto molto più resistente a graffi e possibili sfregamenti appunto con l'ambiente di gioco. Come ormai Specna ci ha abituato, troviamo tutti i vari componenti del fucile che si incastrano tra di loro alla perfezione, in un modo che potrebbe essere finora notato solo nelle repliche di produttori di livello molto più alto, per esempio GEP o Classic Army. Altra cosa molto importante, sempre rimanendo sul generale, è il fatto che la replica presenti un sistema di rilascio a molla rapido, il cosiddetto enter and convert. Consiste in poche parole in un sistema che ci permette di adeguare rapidamente e comodamente la potenza della replica alle condizioni previste dal campo da gioco. In sintesi, possiamo sostituire la molla in maniera semplice, senza dover bestemmiare né tantomeno avere il fucile su un banco da lavoro. Una volta infatti che il calcio è stato tolto dal corpo della replica, il processo di cambiamento della molla dura letteralmente pochi secondi. I vantaggi di questo sistema sono abbastanza ovvi. Alla luce infatti dell'attuale tendenza in tutta Europa a limitare la potenza dei fucili e ad averli, a seconda della zona in cui vi trovate, sotto o sopra un joule, il fucile vi offre la possibilità di adattarvi a ogni situazione senza dover portare il fucile dal vostro meccanico di fiducia per fargli rimuovere o cambiare la molla a seconda delle vostre evenienze, ma potete farlo direttamente in campo. Stessa cosa se per caso vi doveste trovare a giocare fuori dall'Europa o in determinati posti che prevedono una potenza joule diversa da quello che vi aspettavate, avrete la possibilità di modificare e rendere il vostro fucile operativo in poco tempo senza dover andare nel panico o portarvi dietro due fucili diversi con due molle diverse. Visto che parliamo di joule, parliamo anche di funzionamento e quindi di batterie. Il fucile ovviamente è elettrico ed è completamente compatibile con le batterie lipo e life. Ovviamente da una grande potenza dal punto di vista delle batterie deriva anche un grande gearbox. Questo infatti è rinforzato a livello del cilindro che contiene appunto un guidamolla in acciaio, che è un elemento del sistema ovviamente enter and convert, che vi permette appunto di rimuovere e togliere la molla in maniera più semplice. Quest'ultimo è dotato di cuscinetti a sfera da 8 mm e ingranaggi in acciaio con calotte. Spostandoci invece sull'esterno troviamo una slitta RIS top da 22 mm, paramani RIS e calcio regolabili in più posizioni, tacche di mira flip up che possono essere ovviamente abbattute o alzate a seconda dell'evenienza e nel caso rimosse per montare un diverso sistema di puntamento opto elettronico. L'otturatore è funzionante, possiamo andare ad aprire ovviamente sia il dust cover che il copriotturatore e poi dopo a chiuderlo con il tastino subito dietro. Troviamo ovviamente loghi Specna Arms, Specna Arms Industries e loghi originali Marine. Molto carino anche il tocco di classe di includere loghi Specna Arms anche sulle tacche di mira.
Cos'è sto casino? Tra le cose più particolari però del fucile c'è sicuramente lo spegnifiamma. Troviamo una filettatura da 14 mm, ovviamente sinistrosa, che però ci permette di attaccare un silenziatore in maniera semplice, quindi senza dover andare a svitare appunto lo spegnifiamma. Grazie a questi fatti buchini che potete vedere sul corpo dello spegnifiamma è possibile attaccare poi un silenziatore sopra di esso, in quanto all'interno ci sono delle piccole biglie d'acciaio che si vanno a incastrare sopra questo pezzo. È molto semplice da rimuovere e allo stesso tempo da metterlo, senza appunto dover stare lì a svitare innumerevoli volte e a sbagliarsi anche nel senso, come succede sempre a me. Infine, all'interno della scatola, oltre ovviamente alla replica, vi verrà fornito anche un caricatore da 300 colpi, high cap, molto molto carino, ovviamente in metallo, veramente ben realizzato. Prima di passare alla prova di tiro vorrei spendere due parole sull'ergonomia e sulla praticità di questo fucile. Come vi ho già detto, questo non è il vostro solito AR, ha un taglio infatti molto più snello, molto più lungo, che ricorda quello appunto di una carabina. In America questo fucile va alla grande, per usare un termine degli anni 90, da molto tempo. È utilizzato in svariati ambienti, tra cui quello del tiro dinamico, ma anche da polizia e forze dell'ordine, grazie a una serie di vantaggi. Primo tra tutti è ovviamente la precisione, e per quanto si stia parlando ovviamente del mondo vero, quindi non di una replica, anche nel soft air questa caratteristica ritorna e si fa sentire. Avrete infatti, grazie alla lunghezza della canna ma anche alla leggerezza del corpo del fucile, un tiro più preciso e più costante. Con costante intendo dove andranno a colpire i vostri pallini sulle distanze lunghe. Non avrete quindi uno spread della rosata dei vostri colpi che si andrà a disperdere anche su bersagli molto piccoli. Altro lato molto positivo è che, essendo così ben bilanciato, avrete la possibilità di maneggiarlo e muoverlo in giro in maniera semplice ma soprattutto comoda. Per quanto questo sia lungo, non lo sentirete mai ingombrante o scomodo, né quando lo prenderete in mano né quando andrete ovviamente in puntamento. Poteva andare peggio. Personalmente trovo questo stile di fucili veramente veramente bello e accattivante, non tanto ovviamente per le sue funzionalità che vi ho già citato, ma più che altro per la serie di accessori che potete andarci a montare sopra e per come potete utilizzarlo. Vi permette uno stile di gioco molto particolare e anche in un setup stile police come boschivo fa la sua sporca figura. Mi collego a quest'ultima cosa per dirvi che si adatta ovviamente a ingaggi molto lunghi, quindi in un CQB molto stretto questo affare non vi risulterà molto comodo, visto che la canna è così lunga non vi permette infatti di girare gli angoli in maniera comoda. Si adatta però ovviamente a campi da CQB con ingaggi medi, come ovviamente in boschivo, dove lì veramente si fa valere nel tutto e per tutto grazie alla sua possibilità di ingaggiare nemici anche a lunga gittata, da lunga distanza. Scrivete nei commenti se volete vedere un custom di questo modello, perché ci piace sempre fare un video custom ogni tanto e chissà, magari la prossima volta ve ne porteremo uno. Scrivetelo nei commenti, intanto noi ci muoviamo alla prova di tiro. Bene, qui ho già aperto e tolto il calcio del fucile. Come voi ben sapete, basta tirare su questa livetta e questo si sfila. Ho attaccato una linea esterna. Il fucile usa batterie 7.4, potete usare le 11.1, ma ve lo sconsiglio senza appunto aver modificato gli interni con una modifica. Vi consiglio l'MK1 che viene fatto appunto nel nostro negozio. Utilizzeremo un caricatore monofilare, l'ho già caricato, quindi direi che possiamo assemblare il tutto e andare a sparare. Bene, il fucile è pronto a sparare. Sparo un paio di colpi non sulla sagoma per capire come tira e poi dopo partiamo invece a sparare alla sagoma vera e propria per vedere quanto questo affare è preciso. Bene ragazzi, la prova di tiro è andata estremamente bene. Come potete vedere, tutti i colpi sono andati esattamente sulla sagoma. Ho sparato 3 colpi fuori, per così dire, anche se sono entrati ovviamente all'interno della sagoma, mentre gli altri sono andati tutti al centro. Ho mirato prima al petto, poi mi sono spostato proprio al fulcro del corpo e anche qui sono entrati tutti alla perfezione, anche come composizione di rosata sono tutti raggruppati qui. Poi mi sono mosso sulla testa e qui nessun colpo è andato fuori. Quello più lontano gli è arrivato sull'orecchio, gli ho fatto il piercing, e gli altri invece sono andati tutti a segno, anche questo nell'occhio. Sono sicuro che sarebbe stato molto contento. Come avete visto, il fucile è estremamente preciso ed è anche molto semplice da utilizzare. Infatti in questo risultato non si può non dire che
come avete visto, non stavo usando il calcio, quindi il mio allineamento di tacca posteriore con quella frontale era un po' fatto alla carlona. Non avevo la possibilità infatti di mirare perfettamente e stabilmente come avrei fatto con il calcio, e nessun colpo è uscito, sparando con un fucile che ovviamente non era il mio e senza aver regolato lo pop. Molto molto buono, è un risultato eccellente. Ora che ne avete tastato le prestazioni, direi che è il momento di passare alle conclusioni finali. E io in realtà devo spostare la videocamera, quindi voi non vi muovete, sono io che muovo voi. Scherzavo, prima delle conclusioni finali in realtà vi parlo degli altri due modelli. Questo che vedete davanti a voi è il medesimo modello che trovate invece dietro di me, con la differenza sostanziale che però all'interno ha una centralina Titan. Quindi avete la possibilità di regolare, impostarvi e settarvi il fucile come cacchio vi pare per quanto riguarda ovviamente gli interni. Tra le funzionalità più utili vi ricordo il settare la raffica del fucile come preferite, vedere come il fucile ha performato durante le partite e venire avvisati su qualunque tipo di malfunzionamento all'interno del fucile. Non sto qui ad elencarvi tutti i vantaggi di una centralina Titan perché abbiamo fatto un video apposto che trovate linkato qua sotto. Ultimo modello da prendere in questione invece è questo. È esattamente lo stesso modello sempre che c'è qui dietro, con la differenza che la colorazione del RIS è, come potete vedere, bronzo. L'impugnatura, pistola e il calcio sono ovviamente colore tan, quindi differisce nei colori e per la verniciatura appunto del paramano. Bronzo molto molto figo, è infatti chiamato Bronze Edition, e devo dire che se il nero vi ha stufato, questo modello qui in particolare è veramente veramente figo. Adesso sì che possiamo passare invece alle conclusioni finali e vi dirò, non molto in realtà, perché vi ho già detto durante il video tutte le cose che mi piacciono di questo fucile, e quindi per non andare a ripetermi sarò abbastanza breve, anzi brenso, breve e denso. Quello di nuovo che posso dirvi è che questo è un fucile veramente particolare. Sono stato incantato dal design e soprattutto dalla comodità che c'è nell'imbracciarlo e nel muoverlo. Vi dà quel senso di John Wick, passatemi il termine, in cui si muove in giro facendo tutte le movimentazioni stile tiro dinamico, ovviamente a me che ho una fantasia un pochino speciale, così per dire. Presenta dei vantaggi sostanziali sia nella comodità che ovviamente nella qualità generale del fucile. È stato ben costruito, tutti i componenti si incastrano alla perfezione per garantirvi un prodotto di qualità sia negli esterni che negli interni. Se volete veramente avere il meglio e il massimo da questo tipo di fucile, vi consiglio il modello con il Titan incorporato, in modo tale che non ci sia neanche il bisogno di fare delle modifiche interne in quanto avete già un fucile coi controcazzi. Come molti di voi sapranno già, sono un grande fan di Specna perché ritengo che offrano dei prodotti di fascia medio-alta ad un prezzo estremamente competitivo. Difficilmente sono soggetti a rotture, hanno una qualità generale veramente veramente alta e sono fatti con testa e intelligenza. Bene, questo è tutto quello che ho da dirvi su questo fucile. Se siete interessati a vederlo, comprarlo, toccarlo, spararci, infilarlo nell'anale, venite in negozio che siamo qui ad aspettarvi. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. PS, non dimenticatevi di scrivere nei commenti se volete vedere. PS, non dimenticate di scrivermi nei commenti se volete il video custom su questo fucile, perché io ho una gran voglia di farlo, ma dovete darmi il vostro apporto. Alla prossima settimana.